La politica oggi vede in primo piano quello che è stato definito il patto dei presidenti e le reazioni che ha suscitato. Lucio Bondì. Bussando tutti insieme al portone di Roma speriamo di farci aprire o magari di buttarlo giù. I tre moschettieri del Nord Forza Leghista arrivano in sostegno del candidato Massimiliano Fedriga e sanciscono un nuovo asse che da Genova arriva a Trieste passando per Venezia e Milano. L'occasione è la firma del patto dei governatori per rivendicare più autonomia, soprattutto finanziaria. Una richiesta che viene dal basso, dicono Giovanni Toti per la Liguria insieme a Tilio Fontana e Luca Zaia, visti i recenti referendum pro specialità in Veneto e Lombardia. E poi sicurezza e lotta all'immigrazione clandestina. Non è più possibile che da Roma venga imposto l'arrivo di immigrati clandestini e venga imposto lo sparpagliamento sul territorio con la cosiddetta accoglienza diffusa. Chi entra irregolarmente deve stare in dei centri trattati con dignità e rispetto, ma dai quali non possono circolare liberamente. Gli altri aspiranti presidenti del Friuli Venezia Giulia parlano di una mossa puramente elettorale. Sergio Cecotti del Patto per l'Autonomia ricorda che un documento simile fu firmato anche da Renzo Tondo. Nulla è successo con quell'accordo e speriamo che vada a in nulla anche stavolta, perché altrimenti un'alleanza subalterna del Friuli Venezia Giulia, Regione Statuto Speciale con Regione Statuto Ordinario può solo che portarci male.